Ciao ragazzi, oggi parliamo della frequenza dei pasti giornalieri, ovvero quanti pasti, quanto è importante fare e quanti pasti fare durante la giornata. Sappiamo che c'è questo mito legato al mondo del bodybuilding e del fitness che dice che devi mangiare tanti piccoli pasti ogni 2-3 ore, altrimenti cadi in catabolismo, altrimenti perdi massa muscolare e diventi praticamente un secco. Quando in realtà sappiamo benissimo che la letteratura scientifica ha dimostrato che l'effetto termogenico del cibo, ovvero quello su cui si fonda il concetto del tanti piccoli pasti durante l'arco della giornata, è in realtà direttamente proporzionale alla quantità di cibo che ingeriamo in un determinato pasto. Quindi non c'è assolutamente nessuna differenza fra tanti piccoli pasti, tipo 10 pasti al giorno, dove mangi una mandorla al giorno ogni pasto, e invece 3 o 4 pasti abbondanti durante l'arco della giornata, perché alla fine della giornata comunque l'effetto termogenico del cibo, ovvero questa attivazione del metabolismo dovuta appunto all'alimentazione, è esattamente identica. Quindi il mio takeaway o il mio consiglio è: cercate di suddividere i vostri pasti giornalieri in base a quelle che sono le altre vostre attività quotidiane e quelli che sono gli altri vostri impegni. Non stressatevi per l'alimentazione, non portatevi dietro shaker perché dovete mangiare ogni 2-3 ore. Cercate di mangiare invece quando siete tranquilli e calmi, così sicuramente avrete anche una migliore digestione e otterrete sicuramente più risultati.